telecamera, ci sono le dita davanti alla fotocamera. No, non si vedono. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Samara. Questo è uno dei video più attesi sul mio canale YouTube, ossia la mia nuova casa. Allora, dovete sapere che ci sono stati un sacco di imprevisti nel entrare, uscire, cercarla, trovarla, ma finalmente siamo dentro. Allora, mamma non voleva iniziare il video da fuori perché la situazione è questa. Piove. E quindi io ho detto, vabbè, iniziamo il video dalla parte, è un po' bruttino. Perciò, sedetevi, preparate del cibo e io vi porto a fare il tour della mia casa. Allora, questa, anzi la mia casa con Rachele Santoro, che però arriverà domani perché lei è a Palermo. Questa qui è la prima stanza ed è praticamente, era un garage, l'ha trasformato in un salottino che sfrutteremo per fare video YouTube, interviste, magari metteremo la ruota lì sopra. Vabbè, se avete poi qualcosa da mandarci, se avete contatti per dei quadri bellissimi, tappeti o cose particolari, scrivetelo nei commenti. Questa è la prima. Poi da questo lato ci sono tutti gli armadi possibili e immaginabili che abbiamo diviso in racchette, perché sennò è voleva. Andiamo nell'altra stanza. Ah, uno specchio, un quadro. Siete pronti? Allora, mamma non ha registrato, quindi dobbiamo rifarlo. Allora, ora vi faccio entrare proprio nella casa vera, superato sul garage. Mancano tantissime cose perché ovviamente ci avete qua da 2 giorni e ci sono un po' di scatole in giro, ma entrate pure. Benvenuti! Questa è la prima sala, la sala più... questa è la seconda sala. La seconda sala, la sala più grande. Qui vi faccio subito vedere la parte che amo, c'è il giardinetto. L'ho aperto subito. Ma non ci sono riuscita. Il giardinetto che si collega con la cucina, che è dall'altra parte, gigante, con vabbè le piante. Però meno male ora sta piovendo, qui se almeno bevono, perché sennò non verrebbero mai. Bevono con Rachele, però ancora Rachele non è arrivata. Qui abbiamo un camino, anche se a Milano non si può accendere. I legnetti che ci hanno lasciato i vecchi proprietari, grazie, perché sennò non so dove l'avremmo trovati. E qui invece andremo a mettere la televisione che ancora manca, quindi questo spazio è vuoto, poi vi metto i vari accessori. Ripeto, fatemi sapere se la casa vi piace, commentate se siete arrivati fino a questo punto con... Cosa possono commentare? Shakera. Qui abbiamo invece, sono disperata, il divano, che questo divano diventa divano letto, quindi se volete venire a dormire da me, commentate che magari... No. Andiamo in cucina. Ok, ora vi porto la cucina, la stanza che io non userò mai. È un po' vuoto anche qui, ma poi verrà allestito. Qui c'è il giardino di prima. Questa è la cucina, vabbè, le luci, la zucca che faremo. Vai, ma la prendi! Questa è la cucina, un mondo ignoto. Qua ci sono i fornelli in funzione, che non sappiamo usare, quindi non cucineremo mai. Vabbè, qua abbiamo un frigorifero, delle calamite. Mamma, non andare a zoomare qua. Frigorifero, cosa me ne frega, vedo il frigorifero. Qua c'è la lavanderia. Come si chiama? Dispensa lavanderia. Andiamo a vedere le camere di sopra. Video fuori dal video. Chiedo scusa per questo outfit, ma sto in casa, quindi accettatemi per come sono. È arrivato il momento di salire ai piani superiori dove si dorme, ci sono i bagni, quindi andiamo. Vai mamma, corri! No, aspetta, devo sistemare qua. Venite pure. Questa è la parte stanza degli ospiti, bagno degli ospiti, perché io e Rachele dormiremo insieme. Queste cose qui non le metto io, anche perché ho solo intervista, quindi chiudo. Questa è la stanza degli ospiti, tutta vuota, completamente come ce l'hanno lasciata. La andremo a sistemare, ad abbellire, ad allestire quando ci saranno degli ospiti, perché finora non è che ci serva tantissimo. Però consigliateci che cosa potremmo aggiungere in questa stanza o cosa potremmo cambiare. Comunque qua c'è un puff. Non l'ho visto. Ah, tutto il rumore che state sentendo è la pioggia, perché giustamente deve piovere. Ma questo? Ma non l'avevo visto. È la trave del muro per tenere sul muro portante, Samara. Il grappo? No. Ok, andiamo. Poi qui ho fatto mettere uno specchio, quello che vuole davanti a casa, con un bigliettino. Bagno degli ospiti, un bagno semplicissimo, specchio, luci, doccia e basta, cioè non volete vedere. Andiamo a vedere camera mia, che è della parte più bella, tanto vabbè, le luci sono accese, tanto parlo io. Allora, questa è la mia parte più
preferita, nel senso che verrà sfruttata al 100%. Questo è il giardinetto che abbiamo visto prima. Abbiamo pure una tenda che però non possiamo azionare perché sennò si sfonda con la pioggia. Ovviamente i vicini mi vedono dentro casa e io vedo dentro casa loro. Andiamo nello studio. Grazie. Questo è lo studio. Vuoto anche questo perché vabbè, siamo arrivati da 2 giorni, quindi non pretendete che ci sia sto allestimento. Questo video è solo per farvi vedere la casa, dato che me la state chiedendo tutti. E in questo studio si possono creare belle cose. Dopo lo studio c'è finalmente la camera mia e di Rachele, perché come ho detto prima dormiremo insieme. Eccola! Benvenuti! Qui c'era la mia cabina armadio, ma è un disastro, quindi non guardate perché devo ancora sistemare tutto, ma lo farò. Questa è la stanza, non è niente di che, ha un letto, i comodini, la cabina armadio, poi mia mamma che lascia il casino, guarda. Va bene mamma, bravo. Complimenti. Poi qui abbiamo l'ultimo bagno, che è il bagno della mia camera insieme a Rachele, e c'è la doccia qui. Al buio ti lavi, la doccia al buio. Abbiamo lasciato le luci di casa tutte accese comunque, volevo dirtelo, un disastro. Questa è casa nostra, spero che vi sia piaciuta. Magari dopo faccio vedere qualche dettaglio della casa in più se non l'avete visto, se non avete capito. Se avete qualche domanda da farmi, fatemela pure. Grazie per aver visto questo video. Ci vediamo nel prossimo, che faremo un'intervista enorme a Rachele, la mia coinquilina. Ciao a tutti e grazie mille. Spero che io sia a fuoco. Se non sono a fuoco mi guarderete non a fuoco, perché non riuscirò mai a mettere a fuoco. Sono troppo fiera di questa casa. Cioè mi piace un sacco. È bellissima, è super moderna, è spaziosa, è grande, ha il giardino. La casa invece che avevo l'anno scorso non aveva neanche il balcone ed era impossibile, soprattutto quando invitavamo amici, volevamo fumare. Un disastro, un disastro. Invece questa ha tutto quello che serve. Sicuramente poi farò un altro video più dettagliato, cabina armadio. Ditemi voi poi quello che volete vedere e quello che vi piacerebbe che io facessi all'interno di questa casa. Grazie per aver visto questo video. Spero che la casa vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, commentate. Detto ciò, seguitemi su Instagram, TikTok, su YouTube ovviamente. Attivate la notifica, vi voglio bene. Grazie a tutti, vi mando un bacio e ci vediamo nel prossimo video, che esce ogni giovedì alle 14. Ricordatevelo. Ovviamente non era fuoco, mi dispiace ragazzi, ma io con la fotocamera esterna non ci so fare niente, con la fotocamera interna ancora peggio, non ne parliamo. Dai, dal prossimo video direi che è il momento di comprarsi una bella videocamera, perché sennò qui si fallisce.